Non chiamateli eroi, scritto da Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. Nicola Gratteri è quello che vediamo in foto, è uno dei magistrati alla lotta, noto per la lotta all'ndrangheta e alla mafia, e vive sotto scorta dal 1989. È molto sensibile all'educazione dei giovani come strumento di prevenzione nella lotta alle mafie. E a tal riguardo ha scritto diversi libri su questo argomento. Antonio Nicaso, Reggio Calabria, nato a Reggio Caulonia, Reggio Calabria nel 1964, è un giornalista, saggista e docente italiano. È uno storico delle organizzazioni criminali e uno dei massimi esperti di 'ndrangheta nel mondo. Insegna storia sociale della criminalità organizzata in Canada. E ha scritto numerosi libri su questo tema. Come è caratterizzato questo libro? Non chiamateli eroi. È caratterizzato da un insieme di storie. In totale sono 14 storie che hanno come protagonisti delle personalità che hanno lottato contro la mafia e che purtroppo sono decedute, come nel caso dei magistrati che vediamo in foto, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il primo morto con la sua scorta e la moglie il 23 maggio del 1492, e pochi mesi dopo, il 19 luglio, venne ucciso Paolo Borsellino insieme a 5 agenti della scorta che perdettero la vita in una strage di Via D'Amelio. Tra gli altri protagonisti, Giuseppe Letizia, un giovane pastore vittima della mafia, Peppino Impastato, giornalista, conduttore radiofonico e attivista italiano, membro della Democrazia Proletaria, che fu assassinato il 9 maggio del 1978, Lea Garofalo, testimone di giustizia italiana, vittima anche lei dell''ndrangheta.